Qualcuno chiami a Lorenzo? Adesso lo chiamo, eh. Ho il telefono al contrario. Oh, Lore. Senti, a bella. Come no? Come mi odi? Perché? Aspetta, allora chiamo Gabri Ponte. Bella Gabri. Senti, prossimo video lo fai con Electric Peo. 15.000 iscritti, eh. Oh. Ma salve, ma benvenuti, ma bentrovati. Questo qua è il signor Giovanni. Scritto proprio così, divertente, vero? Devo fare un video sui nomi che ho dato ai tizi di Dice Gea 5, quel gioco nuovo per Switch. Che ho scritto dei nomi geniali. Geniali, comunque sia. Questo è Electric. Grande avvenimento, grande evento, recentemente Vegas ha compiuto 1.000.000. Una persona con cui lavoro da più di un anno ormai, con i mezzi in generale, da più di un anno. Ma quando l'ho conosciuto aveva 7.000 iscritti. E adesso ha raggiunto finalmente 1.000.000. Così come lui ha regalato a tutti gli altri membri dei mezzi. Questa volta i mezzi hanno regalato a lui, e io anche, questo fantastico disegno che si sta creando alle mie spalle. Che non sono riuscito a registrare proprio tutto. Perché quando fai un disegno così grande, perché doveva essere stampato su una uno che andate a informarvi, è molto grande, già il tuo computer fa fatica. Pensa a metterci a registrare, il computer lavora il doppio e dice: aspetta, stai calmo, una cosa per volta. Ma sono comunque riuscito a registrare la maggior parte del disegno. Eccola qui, lo vedete qui dietro. Abbiamo già festeggiato Vegas, non so se gli altri già hanno caricato i loro video, perché ho fatto il cameraman anima quella sera. Siamo stati alla sede di Webstars Channel, Webstars Magazine, cioè si chiamano Webstars Channel e fanno anche Webstars Magazine, che è quella rivista che, se siete di questo canale, avrete visto che già ci ho lavorato insieme un po' di volte. Ho fatto i disegni per gli adesivi per 3 numeri. Adesso sto facendo un altro lavoro. Sono apparso in un numero come talento emergente. Mica c'è Aspoleo. Quindi ho finalmente potuto conoscere chi lavora lì dentro, e soprattutto la persona con cui lavoro più a stretto contatto. E proprio lì, che questa sede è sotto a una bella cucina, bella e carina, ci siamo nascosti lì dietro. Abbiamo gonfiato palloncini e cose. Io c'avevo il disegno che ho stampato quel giorno stesso, ovvero questo qua. Abbiamo teso in silenzio, perché con una scusa, insomma, hanno fatto questo appuntamento in cui Vegas doveva venire a vedersi con uno che di solito gli scrive personalmente, che tipo, non so se si può dire il loro manager, non l'ho mai capito. Non sospettava comunque sia niente. Arriva, pam, grande festa sorpresa. Io vi do il disegno: c'erano i mates, c'era Awed, c'era Ludovica, c'era dopo arrivato Favij, che è stato a cena con noi, c'era Gabri Ponte. Allora, ho la foto con Gabri Ponte qui, che metto qui. Beh, tu che stai editando questo video dopo che l'hai registrato, perché non metti la bellissima foto con Gabri Ponte qui? È bella, oh, guardate, Beo, ma sei bravissimo a mettere foto dove dici tu stesso. Non è bellissima questa foto? Non sembra un vero uomo. Poi sempre a cena ho rubato una foto anche a Favij. Peo, tu che stai montando questo video, ma perché non la metti qui la foto di Favij? Bella, vero? Grande Peo, tu sì che sai montare le cose. Aspetta, rimettila. Guardate la bellezza di due uomini affascinanti. Soprattutto io, grazie. E in più Awed e Ludovica mi hanno fatto il favore di salutare la mia cognata, che è un po' una sorella minore per me. E questo è il video. Peo, perché non metti adesso il video di Awed e Ludovica che ti salutano, cose così, che l'hai caricato su Telegram? Dai, mettilo. Sul telefono c'hai problemi? Ah, cioè. Vai, sto facendo. Ciao Francesca, siamo qui per strada, ti stiamo aspettando, dove sei? Siamo io e Ludovica, ti stiamo aspettando, saluta Francesca. Ciao Franci, ti mando un bacino, ci vediamo super presto. L'ha promesso, eh. Ciao Franci. Ciao. Bene, e a proposito di mates e roba figa, mi sono scordato le maglie, Cristo. Perché allora, l'avrete già visto nel video scorso, per chi ha visto il video 3 anime un disegno di Saitama, Zoro e Attack on Titan, indossavo il campione, e un campione delle felpe che ho disegnato io sempre dei mates, e che finalmente ho avuto quella sera, perché si fa un po' fatica a incontrarsi, perché loro sono ovviamente ultra impegnati. Per adesso vi faccio vedere l'altro campione che ho, che è quello del gatto. Ma se andate su Mates Collection, chiocciola Mates Collection su Instagram, potete vedere la volpe anche e il gatto in qualche foto vecchia di Sasha. E per foto vecchia intendo 10 foto fa, non così vecchia. Quindi altri disegni spettacolari che stanno arrivando, altre maglie, felpe spettacolari che stanno arrivando, fatte da moi. Yay. Qual era? Adesso parliamo un pochino di questo disegno. Qual era l'idea di questo disegno? Questo innanzitutto l'hanno soprattutto pensato e deciso il disegno Sasha e Sabrina, quindi Anima e la Sabri Gamer, che più o meno hanno pensato questa scena in cui quando loro, cioè quando loro, quando se loro, o sì, sono già andati, sì, quando loro vanno tipo alla Svezia
Vegas o posti del genere, Surrey e Tudor sono minorenni, perché lì l'età per diventare maggiorenne è 21 anni e quindi non possono entrare tipo al casinò. Quindi il succo è: tutti stanno divertendo al casinò, c'è Vegas con il libro in mano, disegnato sempre dal sottoscritto, signore, mica ciaspole, sopra il suo pirupiru che è un po' ispirato al Chocobo, perché abbiamo mischiato un Chocobo a un pirupiru. Lui sta sopra questa creatura mistica con il libro in mano, festeggiandolo, la coppa per terra di 1 milione. C'è la Sabri Gamer vestita da coniglietta strafiga, ed è ovviamente la persona che più mi è piaciuto disegnare, perché io amo disegnare le donne, non ci vedo niente di male, anzi, disegnate le donne, disegnate le boobies, that's what I'm talking about. Poi abbiamo Sasha che ha vinto, fatto jackpot proprio nella macchinetta, e quindi sta prendendo i soldi. Stefano sopra la macchinetta che è impazzito perché oh mio Dio sta vincendo i soldi. E poi c'è la mamma di Giuse con il cane che stanno giocando blackjack. In realtà la mamma di Giuse fa tipo dealer da blackjack e il padre di Giuse fa tipo il butta fuori. Quindi un disegno meno pieno di personaggi per scelta rispetto agli scorsi disegni del milione. Non so se l'avete visto, ma anche quello della Sabri Gamer dei 500.000 che trovate sempre su questo canale è pieno di persone. Quindi bisognava far entrare in un'inquadratura più o meno tutte queste persone, quindi capire un po' le cose. Invece qui abbiamo puntato più sull'ambientazione, quindi una bella prospettiva accidentale, 2 punti di fuga, tetto con tutte le luci, il tappeto con una texture che ho fatto ad hoc proprio per stendere su questo tappeto, slot machine, un po' anche arricchire l'ambientazione, perché se andate a vedere anche vecchi disegni hanno avuto la precedenza i personaggi di solito, a parte quello di Surrey. Ora che ci penso, quello di Surrey del milione, anche quello era parecchio accurata l'ambientazione, sì. E poi quanto ho mangiato a quella cena? Quanto ho mangiato? Tanto. Mi ho preso gli antipasti, il primo una carbonara proprio buona, e poi con Sasha ci siamo divisi una fiorentina. Mica ciaspole. Oh, è che sta scherzando. Poi in realtà quando sono tornato a casa da un amico che mi ospita, dovevo andare a dormire, invece siamo pure riusciti. Serata per Milano, way, amazing. Adesso mi stavo chiedendo, ma adesso che Favij mi conosce, adesso Favij ha visto pure quel disegno e gli è piaciuto, ovviamente mi ha fatto i complimenti, ma adesso che sa che esisto, mi contatterà per qualche lavoro? Lui mi sa che ha da recuperare qualche disegno del milione. 1, 2, 3 milioni. E c'è da farli questi disegni. Qualcuno chiami a Lorenzo. Adesso lo chiamo, ho il telefono al contrario. Oh Lore, oh, senti, a bella, oh. Come no? Come mi odi? Perché? A parte scherzi, non c'ho il numero. Perché non mi sono scambiato il numero? Poteva essere utile. Aspetta, allora chiamo Gabri Ponte. Bella Gabri, senti, prossimo video lo fai con Electric Peo. 15.000 iscritti, proprio una roba che, cioè, te porto tutta la gente? Tutta, un po'. Insomma, ci proviamo, un po' di gente te la porto. Mo dai, ho capito che quelli c'hai milioni, ma questo è Electric Peo. Come no? Come mi odi? Vabbè, non ho il numero neanche suo. Simone Piacello, Paciello, scusa, è Piacello, ma che sono impazzito. Simone Piacello, ancora. Simone Paciello, Awed, bella, come stai? Senti, ma quel disegno del milione su Instagram quando lo facciamo? Come mi odi? Mi odiano tutti. No, sto scherzando, non ho neanche il numero suo, perché sono un pirla. Vado a Milano, sto lì, stiamo cena insieme, conosco gente e non scambio i contatti. Cristo, ma lavoro, ma pensaci, no, Peo, ma ci stai con la testa? Che poi, tra l'altro, più o meno questo periodo di un anno fa, io stavo lavorando al libro dei Miz, stavo disegnando. Mi ricordo, io lavoravo in un'azienda nel settore marketing, mi occupavo di grafica e promozione, cazzi e mazzi su internet, bla bla bla. Ma la cosa interessante è che proprio per fare questo libro io staccavo alle 6 dal lavoro, tornavo a casa, accendevo il computer e lavoravo fino a tipo le 4 di notte. E il bello era che Vegas era sempre fottutamente sveglio verso quell'ora, ma in realtà lui non dormiva mai, ma ancora adesso non dorme mai, lavora come un animale, nel senso, animale in senso positivo, nel senso che non si ferma mai. E mi ricordo che infatti era quasi forse l'orario migliore, perché essendo impegnato tutto il giorno, la notte ti rispondeva sempre 2, 3, 4 del mattino, non importa, portiamo avanti il libro. E così è stato per tutta quell'estate e mesi prima, che io uscivo al lavoro alle 6, tornavo a casa e disegnavo fino alle 4. E poi verso la parte finale, quando ci siamo messi a impaginare proprio il libro, perché per chi non lo sa, io ho anche impaginato il libro, è il mio progetto grafico, wow! In realtà è stato molto diretto anche da Vegas, proprio perché è una persona estremamente pignola, diciamolo, e gli piace le cose fatte bene. Ha senso quello che ho detto? Sì. Quindi proprio per chiudere questo video, riconfermo i miei auguri a Vegas, persona con cui lavoro ormai da parecchio, persona che mi fa disegnare più di qualunque altra persona su questa terra, ok? E per questo sicuramente lo devo ringraziare sinceramente, perché io ho iniziato a fare questo lavoro e sono uscito da quell'azienda in cui lavoravo fino alle 6, in cui stavo male e la mia creatività era soppressa e la mia anima stava morendo, soltanto perché avevo come unica sicurezza tutti i lavori mezzi. Ho detto ok, adesso apriamo partita IVA, Giuse, e dai Gesù, e famo i disegni, e famo di tutto. Ed è così che è andata la storia. Io sono diventato un disegnatore soprattutto grazie a Giuseppe Greco Vegas. Quindi sono felice che abbia raggiunto 1 milione, faccio i miei più sinceri auguri e ora vi faccio vedere il disegno per bene. Zoomiamo un po' qua,
campo là, sai, quei giochi strani. E vi saluto qui. Ricordatevi, se questo disegno o video vi è piaciuto, di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E ricordatevi che questo qua era Electric.